di Eva, nella Genesi, ancora una volta, abbiamo due racconti diversi. Ora leggo il racconto via vista, quello più lontano nel tempo rispetto a noi, che si trova in Genesi 2, 18, 25. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Questo è il racconto sacerdotale, quello più antico. Il racconto di Avista, quello più antico. Il racconto sacerdotale, invece, quello più vicino a noi, ripeto, viene per primo nella Bibbia. Il versetto 27-28, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Con la differenza fra questi due racconti balza subito agli occhi. Nell'antica tradizione yavista viene fuori una immagine antropomorfa di Dio, Dio descritto come fosse quasi un uomo. Ed è innegabile che in questo racconto della creazione di Eva confluiscono miti orientali molto antichi. In contrasto con questo racconto realista, abbiamo invece quello sacerdotale che è molto breve e anche questa volta molto più spiritualizzato rispetto al primo. Viene spontanea una domanda: perché l'autore dello scritto sacerdotale, siamo nel VI secolo, ha elaborato, ha scritto un altro racconto della nascita di Eva circa mezzo millennio dopo la redazione del racconto di Avista? Intendeva forse soppiantare o correggere il racconto più antico che presentava Dio in maniera così spiccatamente antropomorfa? Evidentemente il redattore sacerdotale provava un certo disagio di fronte alla figura di Dio contenuta in questo racconto yavista. Ma siccome questo scritto era molto antico, il redattore finale non poté e non volle sostituirlo. Però il fatto che nella redazione finale del testo della Genesi lo scrittore sacro abbia dato la precedenza al racconto sacerdotale sta ad indicare che preferisce la visione spiritualizzata di Dio rispetto a quella antropomorfa. Ecco, qual è l'annuncio che emerge da questi due racconti della creazione di Eva? Ecco, questi due racconti, tutti e due, in modo diverso, intendono mettere in luce la dignità, la natura e la missione della donna. La donna viene presentata come un dono di Dio, perché anche in questo caso è Dio stesso, Dio in persona, che si è messo all'opera. Inoltre, i due racconti mettono in luce che è stato Dio ad istituire la diversità dei sessi. E
E la sessualità, il fatto che siano maschio e femmina, è immagine di Dio. Perché è scritto: Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò e li benedisse. Qui il redattore sacro vuol dirci che la sessualità è voluta da Dio. E siccome è voluta da Dio, ed è stata creata da Dio, e abbiamo detto che tutte le cose che sono uscite dalle mani di Dio sono buone, vuol dire che anche la sessualità è una cosa buona. Tant'è che nel ritornello conclusivo c'è addirittura un'aggiunta. Mentre per tutte quante le altre cose era cosa buona, in quest'ultimo caso dice: Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Allora, nella duplicità dei sessi, maschio e femmina, gli uomini sono collaboratori di Dio creatore, perché sono messi in grado di continuare al posto di Dio l'opera della creazione e con la sua benedizione, fra l'altro. Quindi il sesso e la propagazione della vita sono voluti da Dio, quindi qualsiasi forma di disprezzo della sessualità e del corpo è, questo è forte, contraria alla scrittura. Quindi una certa visione che per secoli ha dominato nei confronti della sessualità non va affatto d'accordo con la scrittura, perché la sessualità è una cosa buona, è una cosa positiva. Quindi, fra l'altro, anche in questo racconto si delinea una presa di posizione contro due concezioni della sessualità umana presenti nell'ambiente nel quale il popolo di Israele viveva e è cresciuto. Perché questa affermazione, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, va contro coloro che disprezzavano il corpo e la sessualità, da un lato, e dall'altro canto va contro anche coloro che idolatravano, divinizzavano il corpo e la sessualità. Quindi il messaggio fondamentale è che la sessualità dell'uomo è cosa buona perché deriva da Dio, essendo stata creata. La sessualità non deve essere adorata come una divinità, come avveniva ad esempio nei culti della fertilità cananea. Infatti, in tutto l'antico vicino Oriente, quindi sia in Egitto, sia in Siria-Palestina, sia anche in Asia Minore e in Grecia, c'era il culto di una dea madre origine della vita. E insieme al culto di questa dea madre, origine della vita, che praticamente divinizzava appunto la sessualità, c'era anche il culto di un dio giovane che moriva e risorgeva, ed era un po' il simbolo del succedersi delle stagioni. Perché in Egitto c'era il mito di Isis e Osiris, Isis è la dea madre e Osiris è il dio che muore e risorge. Invece in Grecia c'era il mito di Mater, la dea madre, e Adone, il dio giovane che muore e risorge, e nella Siria Palestina c'era il mito di Astarte e Eshmun. Astarte è la dea madre e Eshmun, il dio che muore e risorge. Ecco, sul modo con cui si è svolta la nascita di Eva si stende un velo impenetrabile. Perché il sonno profondo del quale si parla, ecco, allude al fatto che l'uomo non è stato spettatore dell'opera creatrice di Dio. Quindi l'origine della donna è e rimane un mistero impenetrabile. C'è però un altro problema da analizzare, riguarda il racconto di Avista. Quello che parla della costola, cioè questo enigma della costola. Ecco, il racconto di Avista presenta in maniera molto particolareggiata la nascita della prima donna. Che cosa intendeva dire
l'autore sacro con l'immagine della costola. Perché ha usato l'immagine della costola? A quale raffigurazione dell'antico vicino Oriente si è rifatto l'autore sacro per tirar fuori questa storia della costola? Rispondiamo per prima a quest'ultima domanda. Quale raffigurazione aveva dell'antico vicino Oriente aveva in mente l'autore sacro? Ecco, negli scritti più antichi, sumero accadici, quindi siamo dal quarto al secondo millennio avanti Cristo, c'è una domanda singolare che si incontra spesso ed è questa: perché nell'uomo le costole ci sono solo nella prima metà del tronco? Perché è vero che difendono organi vitali, ma ci sono organi vitali anche nella parte bassa. E questi domandano perché le costole difendono soltanto la parte superiore e gli organi che ci sono sopra e non quelli che ci sono sotto. Ecco, secondo la lettura fatta da questi antichi nostri progenitori sumero-accadici, e la nostra cultura e civiltà in parte deriva da lì, da un primo uomo ne sarebbero saltati fuori due. E precisamente la donna sarebbe derivata dalle costole inferiori dell'uomo. Quindi è probabile che il redattore sacro, quando ha elaborato questa creazione della donna dalla costola dell'uomo, sia stato influenzato da questo modo di pensare dell'antico vicino Oriente, secondo il quale la donna sarebbe derivata dalle costole inferiori dell'uomo, perché anche sotto le costole ci sono organi vitali che sono importanti. Ecco, il racconto della nascita di Eva dalla costola è sicuramente metaforico. E la stessa parola costola, in ebraico suona tzeva, ha un significato simbolico misterioso che noi non riusciamo a capire. Cioè, abbiamo perso la possibilità di comprendere questo significato simbolico che può avere. Ciò che indubbiamente comunque è dichiarato nel racconto biblico è la parità di natura tra la donna e l'uomo. Ecco, se la donna è stata tratta dall'uomo, vuol dire che la donna ha la stessa natura e la stessa dignità dell'uomo. E questa profonda parità di natura che esiste tra l'uomo e la donna è messo in luce in ebraico anche dall'assonanza dei termini per indicare l'uomo e la donna. Ecco, in ebraico per dire uomo si dice ish, per dire donna si dice isha. C'è anche sapete che gli ebrei danno una importanza straordinaria anche al modo con cui sono scritte le parole. E a proposito di uomo e donna, nel Talmud c'è un insegnamento curioso che vale la pena saperlo. Adesso io ho scritto in ebraico, ma non preoccupatevi. In questo foglio qua si legge l'ebraico al contrario, noi leggiamo da questa parte, loro leggono al contrario. Quindi la parola comincia da qui. Questo è il tetragramma sacro, sono le quattro lettere sacre del nome di Yahweh. E quindi si legge Yahweh. Normalmente però il termine Yahweh veniva abbreviato, anziché usare queste quattro lettere, ne usavano due, che sono queste qua, le prime due. Ok, allora, il termine ebraico Ish è questo qui. C'è qualche cosa in questo nome qua che troviamo in questo foglio? Qual è? La lettera di mezzo. Quindi vuol dire che nell'uomo c'è qualche cosa di Dio, è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio. Qui è scritto uomo e c'è qualcosa di Dio nell'uomo, è questo segnetto qua. Qui si legge Ish. Qui invece è scritto Isha, donna.
C'è qualche cosa di Dio anche in questo nome. L'ultima lettera è uguale. Quindi sia nell'uomo e sia nella donna c'è qualche cosa di Dio. Se noi dal termine uomo e dal termine donna caviamo via la presenza di Dio, cioè questo segnetto qua in uomo e l'ultima lettera in donna, viene fuori questa parola qui, esce, si legge, sapete cosa vuol dire esce? Fuoco. L'uomo e la donna, se buttano fuori Dio dalla loro vita, sono destinati a bruciarsi, a non costruire assolutamente niente. Sono giochini che fanno gli ebrei sulla base di come stanno scritti. Sì, sì, si legge nella Mishnah e poi viene ulteriormente commentato nel Talmud. Quindi è interessante questa lettura che fanno gli ebrei. Poi un altro esempio. La prima, sapete che abbiamo detto la parte più importante della scrittura per gli ebrei è la Torah, la legge, i primi cinque libri che noi abbiamo presentato l'altra volta. Ecco, per gli ebrei la traduzione della Bibbia in una lingua diversa è qualcosa di sacrilego, perché quella è la lingua che Dio ha scelto per la rivelazione, bisognerebbe leggerlo in quella lingua lì. E loro danno molta importanza a come stanno scritte le cose. Per esempio la Bibbia, abbiamo detto l'altra volta, il primo libro della Bibbia, la Genesi, comincia con la parola Bereshit, c'è una Bet all'inizio. Se voi leggete l'ultima parola della Torah, cioè l'ultima parola del Deuteronomio, termina con Israel, con la lettera L, Lamed. Se io metto insieme Lamed e Bet, Lev vuol dire cuore. E sapete quale insegnamento hanno ricavato? Che la Torah deve essere presente nel cuore dell'uomo. E nel mondo ebraico che cos'è il cuore? Da noi è il simbolo dell'affettività, dell'amore. Invece nel mondo ebraico il cuore è la sede delle scelte e delle decisioni della persona. Quindi la Torah deve stare nel cuore, deve essere l'anima profonda delle scelte, delle decisioni degli israeliti. E di questi giochi loro ne fanno proprio in continuazione. Anche la successione delle parole per loro è importante. L'ultimo esempio, poi andiamo avanti. La Bibbia comincia con queste tre parole, Bereshit, Bara, Elohim. In italiano è, in principio creò Dio. Non è scritto, in principio Dio creò, ma è scritto, in principio creò Dio. Allora commentano così i rabbini. Noi uomini prima mettiamo il nostro nome e poi tutte le cose che noi facciamo, anche se poi non facciamo assolutamente niente, sono soltanto promesse. Dio invece prima crea e poi mette il suo nome. Questa umiltà di Dio ci deve essere di esempio e la dobbiamo tenere presente. Quindi giocano anche non soltanto su come sono scritte le parole, ma anche sulla successione delle parole. Molte volte commentano e tirano fuori degli insegnamenti interessanti, solo che purtroppo tutte queste cose non sono accessibili in lingua italiana. Bisogna conoscere l'ebraico talmudico e mishnico e allora si riesce a vedere tutto. Oppure bisogna conoscere il tedesco, perché il Talmud è stato tradotto in lingua tedesca. In italiano esistono soltanto delle raccolte molto limitate. Allora vi dicevo, il fatto che la costola, questo l'avevo detto già l'altra volta, sia vicina al cuore, la donna è stata fatta dalla costola e la costola è vicina al cuore, consente di tirare una conclusione molto profonda e consolante per quanto riguarda il rapporto tra uomo e donna. E questa idea è presente nel Talmud, ve l'ho detta l'altra volta e la ripeto oggi. Dio
non ha creato la donna dalla testa dell'uomo perché lo comandasse, né dai suoi piedi perché ne fosse la schiava, ma dal fianco di lui perché rimanesse vicino al suo cuore. Cioè, il rapporto tra uomo e donna non è un rapporto di subordinazione, si tratta invece di un rapporto di amore e di collaborazione reciproca. E quindi, di fronte a una simile interpretazione della costola, non c'è più motivo di ridere di questa immagine, perché ha un significato profondo. Quindi, la sessualità, dice il redattore sacro, attraverso questi racconti, è dono di Dio e attraverso di essa l'uomo continua l'azione creatrice di Dio. Però la sessualità è al tempo stesso anche incompletezza, incapacità, desiderio, perché nessuno dei due sessi, anche se oggi non è più vero, è la verità, può propagare la vita da solo. L'uno è sempre riferito all'altro e viceversa. Tenete presente che nonostante queste affermazioni che sono abbastanza chiare nella scrittura, sia per quanto riguarda la positività della sessualità, sia per quanto riguarda il ruolo, la funzione della donna, ecco, nel corso dei secoli le cose non sono andate come dovevano andare. Ecco, la sessualità è sempre stata vista sotto una dimensione abbastanza negativa e anche la donna è sempre stata sottomessa all'uomo. Basta pensare anche in Italia, la prima volta che le donne hanno potuto andare a votare è stato nel 1946, quando c'è stata la scelta fra monarchia e repubblica. E anche nell'ambiente ebraico, nonostante questa frase che noi troviamo nel Talmud, ancora ai nostri giorni, come abbiamo detto a suo tempo, la posizione della donna è altamente negativa. Qui avevo riportato un brano, mi pare di avervelo già letto 2 anni fa. Comunque, c'eravate tutti 2 anni fa? No, allora ve lo leggo. Perché riguarda proprio questo versetto. Il Signore plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Scritto così nella Bibbia. Però in ebraico ci sono due verbi, il verbo banà che vuol dire creare e il verbo bin che vuol dire pensare, che all'imperfetto hanno la forma uguale identica. Quindi, un rabbino commenta, non è scritto il Signore plasmò, ma è scritto il Signore meditò, cominciò a pensare, a riflettere come fare la donna. E allora Yahweh disse, quindi esplicita i pensieri di Dio, Yahweh disse, non la creerò dalla testa perché non si insuperbisca, non dall'occhio, perché non sia ansiosa di vedere, non dall'orecchio perché non sia curiosa di sentire, non dalla bocca perché non sia chiacchierona, non dal cuore perché non sia gelosa, non dalla mano perché non tocchi quanto è a portata della sua mano, non dal piede perché non sia girillona, ma dal posto che nell'uomo è nascosto. E quando l'uomo è nudo, quel posto è ancora nascosto, perché la costola è sotto la pelle, non si vede la costola. Allora ha deciso di farla dalla costola. Per ogni membro che le forgiava, Yahweh le diceva, sii una donna modesta, tuttavia. Non l'ho creata dalla testa, ma essa si è insuperbita, come hai detto, e cita fuori contesto una frase tratta dal profeta Isaia. E nel profeta Isaia, in Isaia 3,16 è scritto: le donne camminano con superbia. Poi, non dall'occhio, ma essa è ansiosa di vedere, come hai detto,
un'altra frase fuori contesto di Isaia, siamo nello stesso versetto, sono curiose di vedere. Né dall'orecchio, ma essa è ansiosa di sentire, come detto, e Sara ascoltava l'ingresso della tenda. Quando Abramo è nel deserto arrivano tre personaggi, gli invita a fermarsi e Sara sta lì a origliare quello che dicono e quando sente che avrà un figlio si mette a ridere, ridere in ebraico è Yitzhak e poi il bambino è stato chiamato Yitzhak, sorriso. Né dalla bocca, ma essa è chiacchierona, come detto, e Miriam parlò contro Mosè. Quando sono passati dall'altra parte, non avevano niente da mettere sotto i denti, Miriam è la prima che comincia a brontolare come, contro suo fratello, perché Miriam, Maria, era la sorella di Mosè. Né dal cuore, ma essa è invidiosa, come detto, e Rachele ebbe invidia di sua sorella. Sapete che Giacobbe va da Labano, al pozzo incontra Rachele, si invaghisce subito di Rachele, sta a lavorare presso Labano per 7 anni per avere Rachele, ma poi la notte delle nozze riceve Lia, ma non Rachele, rimane lì altri 7 anni. E dice che Rachele era invidiosa di Lia. Né dalla mano, ma essa tocca tutto, come detto, e Rachele rubò gli idoli di suo padre. Quando Giacobbe decide di partire, ecco, Rachele porta via gli idoli familiari del padre. Né dal piede, ma essa è girellona. È scritto che Dina uscì. Dina era la figlia di Giacobbe, va da sola dentro la città di Sichem e viene violentata dal figlio del principe della città. Quindi gli ha scritto un uomo, comunque la Bibbia parla di uguale natura e dignità tra l'uomo e la donna, invece tutti i difetti vengono scaricati sulla donna. Poi c'era un altro racconto, vi ho citato soltanto una frase, ma adesso ve lo racconto tutto. Quando sono racconti rabbinici, non sempre è facile capirli, bisogna un po' ragionarci sopra. Allora, è un commento sempre allo stesso passo, e scrivono così, si legge nel Talmud. Chiesero a Rabbi Yoshua, perché il maschio esce con la faccia di sotto e la femmina con la faccia di sopra? Sicuramente non è scientifico, vuol dire così. Perché quando viene al mondo un bambino, quando esce dal grembo materno ha il volto che guarda verso il basso? E se una bambina invece ha il volto che guarda verso l'alto, non deve essere scientifica la cosa. Comunque vuol dire questo. E la risposta è questa. Il maschio guarda verso il luogo della sua creazione, perché l'uomo è stato fatto dalla polvere della terra. La femmina guarda il luogo della sua creazione, perché è stata creata dalla costola, e la costola sta in alto. Perché la donna ha bisogno di profumarsi e l'uomo non ha bisogno di profumarsi? Rispose, l'uomo è stato creato dalla terra e la terra non puzza mai. La donna è stata creata dall'osso. Se tenessi la carne 3 giorni senza salarla, subito puzzerebbe. Perché la voce della donna è più rumorosa di quella dell'uomo? Risposta, se riempi una pentola di carne non fa rumore anche se l'acqua bolle, se carne soltanto anche se sbatte nella pentola non fa rumore, ma se tu ci metti dentro un osso subito si sente rumore. Perché l'uomo è facile a lasciarsi convincere e la donna non è facile a lasciarsi convincere? Rispose, Adamo è stato creato dalla terra e quando tu metti una goccia d'acqua sopra la terra, subito si inzuppa e la terra assorbe. Eva dall'osso,
anche se tu lo inaffi molti giorni, come ti fai questa misura? Perché l'uomo chiede la donna e la donna non chiede l'uomo? Nel mondo arabo e anche ebraico è sempre il maschio che va a chiedere la famiglia alla donna, non è mai il contrario. Allora dice, la cosa è simile a uno che abbia perso qualcosa. Egli ricerca ciò che ha perso, ma ciò che ha perso non lo ricerca, è l'uomo che ha perso la costola. Poi questa l'avevo già detta, la più cattiva di tutte, perché ai funerali le donne vanno davanti al morto? Quando c'è il funerale le donne stanno sempre davanti al morto, gli uomini dietro. La risposta: perché esse hanno portato la morte sul mondo. Sono loro che si sono lasciati infinocchiare dal demonio che salta. Ok, finiamo. Invece il demonio è stato così bravo che mi ha convinto. Aveva arti particolari. C'è un ultimo problema. Monogenismo o poligenismo? Cioè all'inizio c'è stato solo Adamo ed Eva, oppure ci sono state più coppie di uomini all'inizio? Quindi, a proposito dell'origine dell'uomo, non c'è solo il problema evoluzione o creazione, ma anche questo secondo problema, monogenismo o poligenismo. Quindi, al principio dell'umanità c'era una coppia soltanto, Adamo ed Eva, oppure il passaggio dal regno animale all'uomo è avvenuto su un vasto fronte, in modo che parecchie coppie umane possono vantare il titolo di essere, di dirsi capostipiti dell'umanità? Ecco, il racconto biblico esclude il poligenismo, cioè che ci siano state in origine più coppie, non soltanto Adamo ed Eva. Il passo decisivo per dare risposta a questa domanda è Genesi 1,26. Dice così: poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Poi nella Bibbia che avete voi, ed è la traduzione italiana, i verbi sono al singolare. Invece, nella Bibbia ebraica, i verbi sono al plurale. Quindi, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, e domino sui pesci del cielo e via di seguito. Ecco, in ebraico troviamo la parola uomo, Adam, al singolare, ma i verbi sono al plurale. Questo fa pensare alla creazione di più uomini e non di un uomo soltanto. Del resto, tutto il racconto della creazione parla non della creazione di singoli individui, parla sempre della creazione di specie. Quindi il racconto sacerdotale indubbiamente parla di Adam al singolare, ma questo termine Adam, uomo, potrebbe alludere agli uomini in senso collettivo. Infatti anche nel linguaggio comune, quando si dice uomo, in genere si intende il genere umano. Quindi, anche se nel racconto yavista si parla di un Adamo e di una donna, il racconto sacerdotale, quello spiritualizzato, lascia intendere che si parla di più uomini. Quindi, dai testi della Bibbia non si può desumere con certezza il monogenismo, anzi, il racconto sacerdotale sembra essere più favorevole al poligenismo. Allora la teologia cattolica, e qui può parlare Don Luciano, la teologia cattolica si è posta a questo problema. Il monogenismo, cioè il
fatto che all'inizio ci siano stati soltanto un Adamo e una Eva è una esigenza irrinunciabile della teologia. È proprio necessario sostenere che al principio dell'umanità c'era una sola coppia umana? Si può conciliare il poligenismo, cioè il fatto che ci siano state più coppie, con il dogma del peccato originale? Il problema sta tutto qua. Ecco, una via di soluzione a questo problema si può trovare nel concetto biblico di personalità corporativa. Nella concezione biblica, la personalità corporativa vuol dire questo, che la comunità, l'insieme della comunità, si condensa in un singolo rappresentante e la comunità costituisce l'espansione di un suo singolo membro. Quindi individuo e comunità nella personalità corporativa formano un'unica cosa, un'unica realtà. Ecco, la parola Adam nella Bibbia raramente compare come nome proprio, invece spesso e volentieri viene usata come nome collettivo per indicare la specie. Per dire uomo si dice Ish oppure si dice Enosh, ma quando si usa Adam si intende la specie umana. Se quindi pensiamo questo Adamo come personalità corporativa, diventa anche più facile comprendere come, mediante la ribellione del primo uomo contro Dio, l'intera umanità sia caduta in uno stato di peccato. Se poi noi ritenessimo Adamo ed Eva come una coppia soltanto, si creerebbero dei problemi di non facile soluzione, perché Adamo ed Eva hanno avuto come figli tre maschi, le donne dove stavano? Con chi si sono sposati? Anche se la Bibbia poi parla di mogli, ma da dove sono saltate fuori? Quindi, ecco, il poligenismo non è in contrasto con la teologia cattolica del peccato originale, perché il termine Adamo può essere proprio inteso come personalità corporativa. In Adamo ed Eva è l'insieme degli uomini e delle donne che si condensano, che si mettono insieme, che vengono praticamente sintetizzati. Quindi questo vuol dire che sono stati più coppie di uomini che hanno fatto il passaggio, se c'è stata l'evoluzione, dallo scimmione all'uomo, quindi dotato di intelligenza e di libertà, la libertà di scegliere anche contro se stesso, contro i propri interessi e contro il proprio bene. Ok, qui se c'è qualche domanda, qui avrei finito. Spero di essermi spiegato in maniera chiara. Sono ancora oggi tentativi, si trovano in circolazione, circolano anche in internet, quindi letture, e va bene, parleremo però del peccato la prossima volta, ma a che fare con questo, di letture strane, stranissime sulla concezione del peccato originale, legata al biologismo, alla trasmissione fisica. Non mi ricordo più, ma so che l'avevo visto io e Luisa, addirittura Luisa che è qua presente, c'era stato segnalato questo video da un conoscente. Potrei anche portare la prossima volta la referenza, perché lo guardiate e vediate che cosa circola di strano, insomma, riguardo a letture e a interpretazioni bibliche. Dunque, che il peccato, in sintesi, è questa. Il peccato originale che cos'è? Che cosa sarebbe?
sarebbe il fatto che Adamo, creato, una volta creato, invece di aspettare la creazione di Eva e quindi poi di avere relazione legittima e umana con Eva, avrebbe fatto sesso con Sì. la scimmiona, per dire, una femmina. Ma frutto di rivelazioni private e Sì, frutto poi di reinterpretazioni dei racconti biblici. tutti i racconti che noi troviamo Guardate nel dove arriviamo, insomma, è una cosa racconto del assurda. paradiso terrestre, anche il fratricidio di Caino con Abele, sono tutte quante immagini che hanno un significato più profondo e che va precisato e si capisce con la logica che guida questi 11 capitoli una volta che si entra nel senso che hanno queste immagini. È evidente, ad esempio, che il peccato originale non può essere consistito nel fatto che Eva ha tentato una mela. Ben grande e terribile sarebbe il Padre Eterno se avesse fatto derivare tutto il male e la sofferenza da un gesto così stupido. È chiaro che dentro questa immagine c'è qualche cosa di più profondo e cercheremo di spiegare che cosa c'è. Ma bisogna andare al di là, ecco, delle immagini. Poi, fra l'altro, sicuramente noi diciamo nel mondo latino una mela, perché in latino c'è un gioco tra malus, malum, che vuol dire meno oppure male. Ma se era un frutto, sicuramente non sarebbe stata una mela, o era un dattero, o era un fico, o un melograno. Oppure che si è trasmesso per via biologica, credo che ormai bisogna, È stato ma l'uso, così è stato pensato, l'uomo così che ha è usato la pensato. sua libertà contro il volere di Dio e contro se stesso e ha determinato da sé la sua rovina. Comunque lo preciseremo sì, a tutti Qualche domani. altra? Ecco, io volevo chiedere, cioè mi ha messo un po' di perplessità il fatto che nel 1500, per esempio nel 1600, c'è il caso di Galileo Galilei. No. E quindi mi sono mandato. Ma gli studiosi di allora, ecco, no, perché qui di mezzo c'è anche, ci sono anche delle condanne molto forti riguardanti appunto il modo di interpretare la Bibbia. Ma gli esegeti, gli studiosi di allora, non si sono accorti di questo, per esempio dei generi letterari, eccetera? Allora, l'esegesi cattolica è rimasta ingessata fino al 1943, quando Pio XII ha scritto l'enciclica Divino Afflante Spiritu. Fino al 1943 l'interpretazione che la Chiesa Cattolica dava alla scrittura era una interpretazione letteralista, cioè le cose erano successe così come erano raccontate, descritte nella Bibbia, e questo aveva creato una serie di problemi a non finire. La Pontificia Commissione Biblica, durante il pontificato di Pio X, quindi agli inizi del 1900, ha bacchettato in maniera violenta più di qualcuno. Ad esempio, tra le tante affermazioni, un pronunciamento della Pontificia Commissione Biblica era che sicuramente Mosè era autore dei cinque libri del Pentateuco, oppure il libro di Isaia va iscritto a un solo profeta, quindi Dio sarebbe intervenuto e avrebbe fatto vivere questo profeta per 4 secoli, dal VII secolo fino al V secolo, 3 secoli dopo Cristo. Ecco, l'interpretazione che si dava, la lettura che si faceva era letterale, tutto era racconto storico. La domanda allora, e lo Spirito Santo dov'era nella Chiesa? Battuta, rispondo alla domanda. Quando anche qui a Padova il vescovo si riunisce col consiglio di curia per decidere gli spostamenti, sapete qual è la prima cosa che fanno? Aprono le finestre, buttano fuori lo spirito, chiudono, uccidono e poi.
stata, c'è sempre stata questa interpretazione letterale. Anche lì nel caso di Galileo Galilei era molto chiara la posizione di Galileo Galilei, anzi si richiamava a Sant'Agostino. Sant'Agostino dice nella dottrina cristiana che lo Spirito di Dio non voleva insegnare al cristiano cose che riguardano la scienza, ma soltanto cose che riguardano la fede. Solo che questa affermazione di Agostino è stata dimenticata e quindi è stata fatta una lettura letterale della scrittura. E quindi c'è anche da dire che non era solo chi ha giudicato, ma era il contesto generale, culturale, che condivideva quel tipo di... E quindi Galileo e per lui si sono trovati come degli isolati di fronte a un mondo che invece continuava a pensare. Fino al Concilio di Trento la Bibbia era un contenitore dal quale si tiravano fuori delle affermazioni e sulla base di quelle affermazioni si costruiva la filosofia e si costruiva la teologia. E molte volte le frasi erano estrapolate dal loro contesto, e quando una frase è tirata fuori dal suo contesto viene anche cambiata, perché a partire dalla Bibbia, se si cavano fuori frasi, alla Bibbia si può far dire tutto e il contrario di tutto. C'è più di qualche salmo che dice Dio non esiste, Dio non c'è, è scritto nella Bibbia, però subito dopo è scritto pensa lo stronzo. Dio non c'è, però cavo fuori una frase, no? E quindi io posso far dire alla Bibbia tutto quello che vuole, quindi non bisogna mai tirar fuori dal contesto, ma l'espressione deve essere sempre inserita nel suo contesto. Sì. Copernico era arrivato alle stesse conclusioni e ha taciuto, per esempio. Volevo dire, c'è una nutrita corrente di pensiero contro il peccato originale di teologi che afferma che è un'invenzione di Sant'Agostino, eccetera, eccetera. Il peccato originale fa parte, un dogma, quindi fa parte della fede cristiana, quindi nessuno può dire che non c'è stato, che non esiste, perché si metterebbe in crisi l'incarnazione, la salvezza e la morte di Gesù Cristo, non avrebbero nessun senso, nessun significato, quindi non si può arrivare a questo. È chiaro che c'è stato un momento nella storia dell'uomo dove l'uomo ha voluto fare di testa sua contro quello che era il piano e il progetto di Dio, e questo ha avuto delle conseguenze gravi. Infatti proprio gli 11 capitoli della Genesi intendono mostrare come il fiume del peccato si allarghi sempre di più e come la rottura con Dio sia seguita dalla rottura con l'altro uomo, il fratricidio di Caino, e la rottura anche con la natura, quindi il rapporto del lavoro diventa anche qualcosa di difficile. Ecco, il fiume nero del peccato si allarga sempre di più ed è per questo che alla fine Dio interviene e chiama Abramo per cercare di recuperare nuovamente l'uomo. Comunque non si può assolutamente mettere in dubbio il peccato originale, perché altrimenti casca. Lì c'è un esempietto, no? Per spiegare la differenza che c'è tra noi, e lo può usare, ma lo conosce già. Immaginate due bambini che sono sotto un ponte di legno, si sporgono del parapetto di legno per guardare l'acqua che scorre. A un certo punto il parapetto cade, crolla, si stacca e i due precipitano nell'acqua. Però uno dei due viene salvato prima di toccare l'acqua e l'altro viene salvato mentre già in acqua e sta annegando. Ecco, l'Immacolata Maria viene tirata prima ancora di andare a cadere nell'acqua, noi invece siamo caduti nell'acqua. Sì. Comunque ci fermeremo su questo la prossima volta. Prossima volta che è?
gennaio, l'8 gennaio. Quindi auguri di buon Natale, tutti avanti e di buon anno. Con Genesi 2, 3, Genesi 3, Genesi 3. Auguri anche a voi, ma noi abbiamo possibilità di vederci almeno con una buona parte. Auguri a tutti quanti gli altri e in maniera tutto particolare a tutti.